Ciao, vediamo come possiamo trasformare il testo con Adobe Illustrator in un modo assolutamente accattivante e performante. Apriamo il nostro file, creiamo una o più tavole di lavoro, dopodiché gli applichiamo degli sfondi un po' bianchi, un po' neri, in modo da evidenziare l'effetto delle nostre trasformazioni su diversi sfondi, in modo da enfatizzarli ancora di più. Dalla palette degli strumenti selezioniamo lo strumento testo, andiamo sulla prima tavola, scegliamo un font che sia abbastanza chiaro, netto, pulito, modalità extra bold come Open Sans. Andiamo a digitare il nostro testo. Faccio un clic sulle maniglie e con la scorciatoia da tastiera maiuscolo più clic del mouse lo vado ad ingrandire, altrimenti clicco sul testo e poi dal pannello dinamico sul campo della dimensione testo gli vado a dare una dimensione che sia abbastanza grande. Ora con il testo selezionato apro il pannello aspetto, che posso ricavarlo da qui se l'ho già, come dire, aperto e messo in anteprima, oppure dal menu finestra aspetto. Ora andiamo ad annullare riempimento e traccia per questo testo, quindi dalla parte bassa della palette strumenti vado ad annullare riempimento e la traccia. Dopodiché apro il pannello aspetto. Nel pannello aspetto sono racchiuse tutte le caratteristiche di stile e di effetti associate ad un oggetto. Quindi con il livello testo selezionato andiamo ad applicare una traccia, magari nera, magari di due punti, e un riempimento bianco. In questo modo. Dopodiché selezioniamo il livello dell'effetto traccia e lo spostiamo sopra con il mouse, sopra l'effetto riempimento, in questo modo. Ora, mantenendo il livello testo selezionato, andiamo sul menu Effetto, Distorci e Trasforma, Trasforma. Ed ecco qui, abbiamo questo pannellino opzioni dell'effetto trasforma. Da qui possiamo sostanzialmente andare a generare una miriade di effetti per il nostro testo, per la nostra parola, estremamente diversi tra loro, ma anche estremamente versatili ed efficaci. In questo caso attiviamo sempre la modalità anteprima, dopodiché lasciamo orizzontale e verticale 100%, andiamo subito all'ultimo campo, copie. In questo caso possiamo per esempio andare ad applicare un numero di 7 copie, è uno spostamento in orizzontale di 18, e in verticale di meno 17. Come vedete dall'anteprima, il nostro testo ha subito cambiato il suo aspetto e l'effetto si è reso subito visibile e molto netto. Non abbiamo applicato nessuna angolazione, la vedremo a breve, ma già applicando un semplice valore positivo, un semplice valore negativo, simili ma opposti, quindi speculari, tra orizzontale e verticale, con un numero di copie pari a 7, abbiamo già ottenuto un effetto del genere. Chiaramente aumentando o diminuendo il valore delle copie del primo livello testo, rendiamo più o meno profondo il nostro effetto. Una caratteristica che rende molto potente l'effetto trasforma è che noi possiamo andare a editare il nostro testo e l'effetto resta attivo. Facciamo un esempio, faccio un doppio clic sul primo livello, che è il livello testo, vado ad aggiungere un paio di lettere, come vedete l'effetto resta attivo e viene automaticamente associato anche alle lettere che ho appena digitato successivamente alle precedenti. La stessa cosa vale ovviamente se le vado a cancellare. Vediamo ora un secondo esempio di come poter applicare la trasformazione a un testo. Applichiamolo questa volta ad una singola lettera, ad esempio la O, quindi con lo stesso font andiamo a digitare una O maiuscola. Chiaramente di default la lettera prende come colore di riempimento il nero che vediamo alla fine della palette degli strumenti, ma andiamo subito ad aggiungere un colore di traccia che potrebbe essere 13, magari un colore di traccia rosso in modo da distinguerlo subito dallo sfondo nero, e andiamo anche ad applicare un riempimento bianco. A questo punto selezioniamo la nostra lettera, andiamo sul menu Effetto, Distorci e Trasforma, Trasforma, attiviamo subito la modalità anteprima, anche qui un numero di copie pari a 7, lasciamo inalterati i valori del ridimensionamento orizzontale e verticale al 100% e ci spostiamo subito sul valore spostamento, applicando un valore di 29 orizzontale, meno 17 verticale e un angolo di rotazione pari a 7. Come vedete dall'anteprima, subito l'effetto prende forma. In questo caso io gli ho voluto dare una sorta di rotazione che parte dall'alto fino a stabilirsi nella zona più bassa. Se col pannello aspetto aperto riclicchiamo sull'effetto trasforma, possiamo andare a modificare live l'effetto appena realizzato, magari modificando la rotazione. Come vedete cambia a seconda del valore. La stessa cosa anche lo spostamento. Possiamo abbassare lo spostamento verticale così come quello orizzontale. Chiaramente cosa sto andando a spostare? Le copie, cioè le 7 copie che ho inserito qui. Diamo l'ok ed ecco il nostro effetto applicato ora a una singola lettera. Anche in questo caso se attivo lo strumento testo e vado a scriverci, l'effetto viene esteso anche alle ulteriori lettere che vado ad aggiungere. Andiamo a vedere un altro potenziale effetto. Andiamo a scrivere la nostra parola.
Apriamo il pannello aspetto, andiamo ad associare una traccia, magari in questo caso arancione, anche di 2 punti, e andiamo anche ad applicare un riempimento, magari in questo caso anche bianco, e faremo lavorare bene la traccia con il suo colore per differenziarsi rispetto allo sfondo, che in questo caso è anche chiaro. Possiamo andare anche ad aumentare. Dopodiché, selezionato il livello testo, torno sul menu effetto, distorce, trasforma, applico subito la modalità anteprima. In questo caso vado a dare un numero di copie molto più alto rispetto a prima, quindi per esempio 20. Mi sposto nella parte alta del pannellino, sulle voci orizzontale e verticale rispetto al ridimensionamento vado a cambiare i valori. Quindi ridimensioniamo le copie di questo livello testo per un valore orizzontale di 98 e verticale 95. Vedete già come il nostro effetto sta prendendo una certa direzione, ma noi vogliamo modificarlo ancora ulteriormente. Riapriamo quindi il pannello Trasform e ci spostiamo nella sezione dedicata allo spostamento sia orizzontale che verticale. Andiamo a dare per esempio un valore di 1 allo spostamento orizzontale, attivando sempre la modalità anteprima, e un valore 18 al campo verticale. Un effetto molto utilizzato per esempio nelle campagne pubblicitarie che rievocano per esempio certi trend degli anni 80, dal basso verso l'alto. Andiamo quindi a giocare con la rotazione, in modo da spostare teoricamente l'origine visiva di questo effetto. Ad esempio, applichiamo un'angolazione di 3 gradi. Semplicemente spostando l'angolo possiamo cambiare in modo totale e assoluto questo tipo di effetto, differenziandolo enormemente dallo stile precedentemente creato. Infatti, se vado ad applicare un angolo addirittura di 351 gradi, sto creando un vortice che in realtà sono tutti i livelli copia del primo livello testo che confluiscono verso il primo livello. Oppure posso creare una sorta di nuvola formata da tanti strati inseriti lì in modo confuso, oppure semplicemente posso andare a cambiare il verso rispetto all'effetto originale e do l'ok. Questi effetti testo chiaramente possono essere applicati in qualsiasi contesto per enfatizzare un concetto, un prodotto all'interno di una campagna pubblicitaria magari estesa per il web. Vediamo un quarto tipo di effetto che possiamo creare con questo pannellino, possiamo dire super, che Illustrator ci mette a disposizione, quindi il pannello effetto trasforma. Digitiamo la nostra parola nel quarto riquadro, andiamo ad aprire il pannello aspetto, andiamo ad associare un riempimento bianco e una traccia, magari anche qui arancione, con un certo spessore che può variare dai 2 ai 3 a seconda di quanto è grande il testo e a seconda di quanto vogliamo enfatizzare l'effetto delle copie sul livello testo originale. E dunque il livello testo è selezionato, abbiamo applicato colore traccia e riempimento, apriamo dal menu effetto il pannellino da distorce e trasforma. Applichiamo subito la modalità anteprima, un numero anche qui di copie pari a 20. Anche qui dovremo andare a ridimensionare le copie dei livelli testo. Applichiamo quindi un valore di 96 orizzontale e 96 verticale. Bene, il livello di default lo andiamo a spostare in basso, in modo che i primi due visibili dall'alto saranno quelli su cui applicheremo l'effetto. Selezioniamo il nostro livello testo. Andiamo sul menu effetto, distorce, trasforma, applichiamo subito la nostra modalità anteprima, anche qui diamo un numero di copie pari a 20 e un valore di ridimensionamento orizzontale e verticale di 96. Cosa succede se applichiamo un valore di spostamento orizzontale di meno 4 e di spostamento verticale di 18? Questo. Come vedete, vengono attivati tutti i livelli copia senza il colore dedicato al riempimento. Vedremo perché. Infine ci resta da compilare il campo angolo, quindi quello dedicato alla rotazione dei livelli copia. Applichiamo anche in questo caso una rotazione di 3, diamo l'ok. Qual è la differenza rispetto all'effetto applicato in precedenza? È che in questo caso tutte le copie hanno soltanto il colore traccia e non hanno il colore dedicato al riempimento. Se apriamo il pannello aspetto, notiamo alcune cose. Innanzitutto che abbiamo applicato l'effetto trasforma e l'effetto trasforma si trova in questa posizione. Solitamente deve essere verso la parte bassa, quindi uno dei primi livelli che popolano il pannellino aspetto. Poi abbiamo questo livello traccia, che era il livello praticamente del primo testo, quando l'abbiamo creato, che possiamo anche andarlo a eliminare. Spostiamo quindi il livello dell'effetto, lo trasciniamo con il mouse una volta selezionato qui nella parte bassa sotto caratteri ed ecco qua, il nostro effetto prende forma. Viene quindi evidenziato il riempimento bianco, il colore di traccia arancione e se apriamo di nuovo il pannellino trasforma applicando la modalità anteprima possiamo anche qui differenziare il nostro effetto e farlo esattamente come desideriamo. Accompagniamo sempre la lavorazione con la visione della modalità anteprima in modo da vedere in diretta live i nostri effetti applicati. Giochiamo con gli angoli e quindi
quindi con la rotazione. Una volta che abbiamo applicato il nostro effetto, possiamo anche decidere di esportarlo con il tasto destro esporta selezione, chiaramente dando un titolo, e aprendo poi qui il menu a tendina dei formati possiamo associare un formato alla scritta che stiamo esportando, o meglio all'effetto che stiamo esportando. In PNG, eliminando eventuale sfondo applicato sulla scritta se esistente, non è questo il caso chiaramente, oppure JPEG, oppure SVG e PDF, che sono formati dedicati agli oggetti vettoriali, ma in quel caso ci conviene andare prima sul menu oggetto e cliccare su espandi e quindi tracciare e vettorializzare il nostro oggetto, e dopo riaprire col tasto destro su esporta questo pannellino e cliccare su relativo formato vettoriale e esportare la risorsa. Se ti è piaciuto questo video, non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti nessun altro video su Adobe Illustrator, Photoshop e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!